Ciao, sono Marco Cavicchioni e oggi voglio raccontarvi la strabiliante storia di Internet. Forse non tutti sanno che Internet è nata addirittura alla fine degli anni 60 del secolo scorso e per la precisione nel 1969, ovvero lo stesso anno dello sbarco sulla Luna. Solo che per decenni Internet è stata utilizzata soltanto dalle università, dal governo degli Stati Uniti d'America e da tecnici del settore, tanto che praticamente nessuno era al corrente della sua esistenza. Anche perché Internet era nato come uno strumento al servizio della Guerra Fredda e quindi fino al 1989, ovvero quando crollò il muro di Berlino, il governo degli Stati Uniti custodiva gelosamente questo incredibile strumento. Nel 1989 invece Internet fu aperto anche ai civili e da lì iniziò la sua strabiliante parabola ascendente. Ma andiamo per ordine. Quindi, erano gli anni 60, l'Unione Sovietica aveva piazzato delle testate nucleari a Cuba, a solo 180 km dal territorio degli Stati Uniti, e gli americani iniziavano ad aver paura di un attacco nucleare. Decisero pertanto di costruire una rete di comunicazione letteralmente a prova di bomba. Ma come fare a costruire una rete di comunicazione in grado di resistere addirittura ad un attacco nucleare? Semplice, bastava far sì che questa rete non avesse alcun centro, in modo che non fosse possibile distruggerne il centro per annientarla. E fu così che nacque l'idea di una rete di reti, ovvero una rete di comunicazione fatta da tante reti connesse fra di loro. Per distruggerla tutta, quindi, bisognava distruggere tutte le reti di cui era composta, e questo la rendeva praticamente a prova di bomba. Ebbene, il termine stesso Internet, che fu introdotto più tardi, significa proprio questo: Interconnected Networks, ovvero reti interconnesse. Ecco perché Internet non è una semplice rete di telecomunicazione, ma è una rete di reti. Torniamo al 1969. Il governo americano incarica alcune università della California di creare ARPANET, all'epoca si chiamava così, ovvero una rete di telecomunicazioni tra computer che mettesse letteralmente in comunicazione più reti di computer, ovvero le stesse reti di comunicazione interne delle università. All'epoca i computer erano ancora enormi, macchine complicatissime ed immense, ed esistevano praticamente solo nelle università e nelle grandi aziende. Le prime quattro università collegate tra di loro con ARPANET furono UCLA di Los Angeles, Stanford, l'Università della California di Santa Barbara e l'Università dello Utah, tutte nell'ovest degli Stati Uniti. Ma già l'anno seguente, nel 1970, furono connesse anche alcune università della costa est, come Harvard o il MIT di Boston. In una decina di anni, praticamente tutte le più importanti università di tutti gli Stati Uniti furono connesse ad ARPANET. Tuttavia, sebbene questo fosse un progetto di fatto militare del governo degli Stati Uniti, essendo però stato realizzato in ambito universitario, fin da subito si trasformò in un vero e proprio mezzo di comunicazione di massa. Ed ecco così che già l'anno dopo, nel 1971, i tecnici universitari che ci lavoravano su inventarono l'email per mandarsi dei messaggi. Non si sa se la utilizzassero per scopi professionali o personali, ma è probabile che la utilizzassero già per entrambe le cose. Quello a cui invece probabilmente non crederete è che sempre nello stesso 1971, ovvero per intenderci l'anno in cui morì Jim Morrison, furono effettuati anche i primi tentativi di commercio a distanza su ARPANET, insomma e-commerce, che quindi è molto, molto più antico di quanto comunemente non si creda, anche se all'epoca non esistevano ancora nemmeno i siti web. Due anni dopo, nel 1973, lo stesso anno in cui viene inventato il telefono cellulare,
Vinton Cerf e Robert Kahn mettono a punto quello che sarebbe poi diventato il protocollo di comunicazione standard di Internet, il TCP, ovvero Transmission Control Protocol. Questa è davvero una cosa poco conosciuta, ma è uno dei passaggi fondamentali di Internet. Infatti, il protocollo TCP, più noto con l'acronimo TCP/IP, è lo standard delle comunicazioni informatiche su Internet ed è utilizzato ancora oggi. Insomma, è il linguaggio universale con cui comunicano tutti i computer su Internet. Lo stesso anno, per la prima volta, la connessione ad ARPANET esce dagli Stati Uniti d'America e arriva in Europa, in Gran Bretagna e Norvegia per la precisione. Dal 1974 al 1978, invece, non accade praticamente alcun grande avvenimento nella storia di Internet. Nel frattempo, però, finisce la guerra in Vietnam, nasco io nel 1975, finisce la dittatura franchista in Spagna e in Italia viene rapito Aldo Moro. Nel 1979 invece viene messo a punto il primo vero e proprio sistema di e-commerce funzionante e ancora non esistevano i siti web. Per carità, era un sistema un po' macchinoso, complicato, appannaggio solo di quei pochi che erano in grado di utilizzarlo, ma era comunque commercio elettronico a tutti gli effetti. Ed era il 1979, cioè, per intenderci, l'anno in cui la Thatcher diventava primo ministro per la prima volta. Insomma, tanto, tanto tempo fa. Ed ecco così che nel 1980 viene finalmente coniato il termine Internet. Fino ad allora questa rete di reti, era conosciuta con il nome di ARPANET, ma ormai era diventata una rete mondiale, anche se sempre soltanto in ambito universitario, e stava lentamente per uscire dal recinto del governo degli Stati Uniti d'America. Nel 1983 viene infatti effettuato il primo rilevante passo concreto per l'apertura al pubblico di Internet. D'ARPANET viene scorporata MINET, ovvero la rete militare del governo americano. Quindi, a questo punto, da un lato c'è MINET, dei militari americani, e dall'altra ARPANET, ovvero quella che poi sarà comunemente conosciuta come Internet. Questa è una premessa fondamentale per la futura apertura al pubblico di Internet. Nel 1985 viene poi messo a punto il DNS, ovvero il Domain Name System, che è il sistema di gestione dei famosi domini, come ad esempio youtube.com, marcocavicchioli.it, eccetera. In realtà a quel tempo non esisteva praticamente nessun dominio e soprattutto nessun sito web, ma se non altro fu messo a punto il sistema per gestirli, ovvero il DNS. In assoluto il primo dominio registrato fu symbolics.com. Nel 1988 nasce IRC, ovvero Internet Relay Chat, il primo software per chattare su Internet. Insomma, mentre il mondo gioisce ancora per la fine della guerra tra Iran e Iraq, i ricercatori universitari che già usano Internet si divertono a realizzare un programma per chattare. Ma l'anno chiave è ovviamente il 1989, che segna la fine della guerra fredda. Infatti, con la fine della guerra fredda vengono a mancare i presupposti per il governo americano per tenere in piedi un'infrastruttura del genere, che costa parecchio e non avrebbe senso utilizzare solo in ambito universitario. La scelta degli Stati Uniti d'America è di quelle epocali. Internet viene aperto ai civili, tanto MINET, ovvero la rete militare, è stata scorporata. A questo punto i computer connessi ad Internet diventano 100.000 e inizia la storia moderna di Internet. Nel 1990, ovvero quando viene liberato dal carcere Nelson Mandela, la rete del governo americano ARPANET viene smantellata, lasciando spazio solo più alla rete pubblica Internet e dall'altra parte a MINET, ovviamente. Nel frattempo, al CERN di Ginevra, Tim Berners-Lee, comunemente riconosciuto come il padre del web, inventa il linguaggio HTML, ovvero
il linguaggio con cui sono realizzati i siti web ancora oggi. All'epoca in realtà i siti web non esistevano ancora, ma se non altro Tim Berners-Lee aveva inventato il linguaggio per realizzarli. Ma non solo. Tim Berners-Lee è considerato, a ragione, come il padre del web perché teorizza che, grazie all'HTML e in particolare ai link, sia possibile collegare tutti i siti web del mondo l'uno all'altro come in una grande ragnatela mondiale di siti web collegati tra di loro. Ebbene, grande ragnatela mondiale in inglese si dice World Wide Web, da cui il termine web e l'acronimo www. L'anno successivo, ovvero nel 1991, mentre finisce la prima guerra del Golfo, Tim Berners-Lee conclude il suo capolavoro rilasciando l'HTTP, ovvero il protocollo di trasferimento delle pagine web, dando pertanto definitivamente il via al World Wide Web. Insomma, nel 1991 nasce ufficialmente il web, anche se non esistono ancora i siti come li conosciamo oggi. Ma nel 1991 avviene anche un altro avvenimento epocale. Il governo degli Stati Uniti rilascia l'High Performance Computing Act, ovvero una legge che di fatto consentiva l'utilizzo della rete internet anche per scopi commerciali. Quindi nascono finalmente i provider che possono vendere a tutti la connessione a internet. Insomma, il 1991 è davvero l'anno della svolta e l'inizio del web così come lo conosciamo, anche se mancava ancora un passaggio fondamentale, il browser. Infatti all'epoca le pagine HTML non erano altro che dei documenti di testo opportunamente formattati che contenevano ad esempio dei link ad altre pagine HTML. Niente immagini, niente grafica, insomma niente siti web così come li conosciamo noi. Fu infatti il browser a far vedere i siti web così come siamo abituati a fare noi oggi. Il primo browser grafico fu realizzato da Mark Andersen nel 1993 e si chiamava Mosaic. Finalmente mostrava le pagine HTML in formato grafico all'interno di una finestra del computer, ovvero esattamente come siamo abituati a vedere noi oggi. In seguito Mosaic cambiò il nome in Netscape Navigator e fu poi sopravanzato da Microsoft Internet Explorer. Oggi sono conosciuti anche altri browser come Google Chrome, Mozilla Firefox e Apple Safari. Ecco, nel 1993, l'anno in cui ad esempio in Italia viene cambiata la legge elettorale e dato via la cosiddetta Seconda Repubblica, il web ha finalmente preso la sua forma definitiva, quella che conosciamo ancora oggi. Sebbene da allora il web si sia comunque poi molto molto evoluto. Sono passati solo 21 anni da allora, la storia di internet è ancora molto molto giovane. Da allora sono successe tante cose ed ecco quelle principali. Nel 1994 nascono sia Yahoo che Amazon. Yahoo all'inizio è solamente un sito in cui si può trovare un elenco di altri siti da navigare, i motori di ricerca non esistevano ancora. Mentre invece Amazon era un normale sito di e-commerce, all'epoca vendevano libri online. Inoltre, sempre nel 1994, il primo browser, Mosaic, cambia il nome in Netscape. Nel 1995 Microsoft rilascia il suo browser Internet Explorer, iniziando la lenta scalata che lo porterà praticamente ad annientare Netscape, la famosa guerra dei browser. Nasce anche eBay, che allora era solo un sito di aste per vendere roba usata sul web. Nel 1996 i computer connessi ad internet sfondano la quota simbolica di 10 milioni, oggi sono miliardi. Nel 1997, l'anno in cui muore Viviana, nasce Google, che presto si affermerà come il miglior motore di ricerca del web. Inoltre iniziano a diffondersi i blog. Nel 1998 nasce PayPal, il sistema di pagamenti online più diffusi al mondo. E
nel 1999 nasce Napster, il famigerato software per lo scambio di file musicali. Ecco, il 1999 è un altro anno di svolta. Infatti, proprio Napster e il P2P segnano l'inizio di una nuova era in cui Internet entra pesantemente nella vita quotidiana di tutti e inizia la vera e propria rivoluzione digitale del mondo. Il fatto di poter usare Napster per scaricare musica gratis dal web, per quanto fosse illegale, fa letteralmente da volano alla diffusione del web, tanto che nel 1999 per la prima volta si superano i 200 milioni di computer connessi ad internet. Pensate che solo 3 anni prima erano soltanto 10 milioni. L'anno seguente, nel 2000, si forma la famosa bolla delle dot-com. A Wall Street, infatti, si raggiunge il record massimo storico di quotazioni mai raggiunto fino ad allora, dovuto a speranze assolutamente esagerate ed ingiustificate sui guadagni che era possibile ottenere grazie al web. Sempre nel 2000, invece, arriva la DSL anche in Italia, portando la banda larga nelle case degli italiani. Il web oramai è maturo e potrà finalmente penetrare in tutti i meandri della società umana. Nel 2001 crollano le Torri Gemelle a New York e questo genera una crisi economica che si riversa anche sul web. Scoppia la bolla delle dot-com, ovvero le società che si quotano in borsa per fare affari sul web, e per internet si annunciano tempi duri. Ma nel 2003 nasce l'UMTS, ovvero la connessione a banda larga per i cellulari. E questo è un altro momento topico. Infatti, internet entra nei telefonini, anche se all'epoca non c'erano ancora gli smartphone e le app. Infatti, saranno proprio i telefonini a portare internet ovunque. La crisi delle dot-com sembra essere passata e internet torna a crescere a ritmi spaventosi. Nel 2003 nasce anche MySpace, ovvero il primo grande social network di successo. Sta per iniziare la rivoluzione dei social network. Infatti, nel 2004, l'anno degli attacchi terroristici di Al-Qaeda in Spagna, viene coniato il termine Web 2.0 per indicare il nuovo web sociale, ovvero il web con i social network. E infatti, nello stesso anno nasce Facebook. La rivoluzione del web 2.0 del 2004 è paragonabile a quella di Napster del 1999, perché i social network si diffondono in fretta in ogni strato della popolazione e attirano sul web milioni e milioni di persone. Inoltre, nel 2005 nasce YouTube. A dire il vero, allora le connessioni a banda larga non erano ancora proprio diffusissime. Il video online richiede una buona disponibilità di banda, ovvero connessione ad internet molto veloce. Quindi YouTube non si diffonde subito in modo virale come invece ha fatto Facebook, ma piano piano, con il diffondersi della banda larga, il video online diventa uno dei passatempi preferiti delle persone online. Al giorno d'oggi, ad esempio, in America, in media un utente web passa più minuti a guardare video online di quanto non li passi a guardare la televisione. Nel 2006 scoppia la crisi finanziaria dei mutui subprime negli Stati Uniti, ma stavolta internet sembra non risentirne affatto. Ormai internet è diventato un fenomeno mondiale e ciò che capita solo negli Stati Uniti sembra non poter incidere più di tanto sul web. Il nuovo punto di svolta avviene nel 2007 con la nascita dell'iPhone della Apple. È infatti il primo smartphone, ovvero il primo cellulare con le app. Insomma, un nuovo dispositivo per accedere ad internet che spesso addirittura sostituisce completamente il computer. Esistono infatti oramai moltissime persone che magari non hanno nemmeno il computer eppure accedono ad internet tutti i giorni dal loro smartphone, soprattutto nei paesi emergenti, Cina in primis. La diffusione degli smartphone fa letteralmente esplodere la diffusione di internet e nel 2008 sono oramai 600 milioni le persone connesse.
Nel 2008 fallisce Lehman Brothers ed inizia la grande recessione, ovvero la crisi economica globale che si protrae ancora oggi. Ma anche questa volta Internet non pare soffrirne in modo particolare. Nel 2009 viene creato il Bitcoin, ovvero la moneta elettronica esclusivamente virtuale che si sta diffondendo rapidamente in tutto il mondo come alternativa alle monete nazionali come l'euro o il dollaro. Inoltre, sempre nel 2009 viene creata WhatsApp, ovvero probabilmente la più famosa app di tutti i tempi. Tra l'altro, appena acquistata da Facebook per la cifra stratosferica di 19 miliardi di dollari. Sì, sì, miliardi, non milioni. Nel 2009 gli utenti connessi ad internet superano la fatidica quota di 1 miliardo. Nel 2010 Apple lancia l'iPad e nasce l'era del tablet. Anche i tablet, che esistono quindi solo da 4 anni, aiutano molto la diffusione di internet perché in molti casi ormai sostituiscono il computer. Nello stesso anno nasce anche Instagram, altra celeberrima applicazione che consente di condividere fotografie scattate con lo smartphone. L'anno dopo, il 2011, vede il superamento di quota 2 miliardi di utenti internet nel mondo, pari a un terzo della popolazione mondiale, praticamente raddoppiati in soli 2 anni. Questo incredibile aumento è dovuto in particolare a 2 fattori. Prima di tutto la Cina, solo in Cina ormai ci sono 600 milioni di persone connesse ad internet, e in secondo luogo proprio la diffusione degli smartphone e dei tablet. Possiamo quindi far concludere la storia di internet proprio nel 2011, perché quello che è successo dopo è ancora troppo recente per poter già essere considerato storia. In conclusione possiamo sintetizzare in questo modo. 1. C'è stata una fase definibile come gli albori di internet, durata circa 20 anni, dal 1969 al 1989, in cui internet era un fenomeno solamente universitario o governativo e durante il quale sono state messe a punto le basi tecniche di internet e del World Wide Web. 2. C'è stata poi una prima fase di diffusione di internet iniziata con l'invenzione del web da parte di Tim Berners-Lee e del browser di Mark Andreessen, conclusa nel 1999 con l'invenzione di Napster. 3. C'è stata poi una seconda fase di diffusione di internet con una crescita esponenziale grazie proprio a Napster, al P2P e alla bolla delle dot-com, terminata nel 2004 con l'arrivo del web 2.0. 4. Il web 2.0 ha poi conquistato tutti ed internet è entrato definitivamente nelle nostre vite quotidiane. 5. Nel 2007 è iniziata l'era dell'internet mobile, ovvero dei telefonini, che hanno portato internet ovunque. Ora la domanda è: quale sarà la sesta fase? Beh, la risposta magari la daremo tra qualche anno. Per dubbi o domande mi trovate come al solito sul mio sito web. Ciao!